prima della fine di questa prima mancia da 6 pacchi. Prendiamoci un tempo. Chi lo avrebbe mai detto che io, una semplice ragazza di paese, una sera mi sarei trovata seduta su questo sgabello. Per me questa è stata una bellissima esperienza che ricorderò tutta la vita. Una sola cosa mi manca stasera ed è la presenza dei miei fratelli, ma soprattutto del mio adorato papà. Quanto vorrei che fosse qui, lui che è un esperto di questo gioco. Invece, a causa del suo stato di salute, come ogni sera, è lì sul divano di casa. Papà, senza il tuo aiuto, come devo fare a vincere tutti i soldi che mi servono per fare casa? Eh sì, dottore, sono qui per questo, per realizzare il sogno che ho sin da bambina, avere una casa tutta mia e potermi così sposare con Francesco. Ho imparato già da bambina il valore del denaro, quando mia madre, a seguito della malattia di mio padre, si è dovuta rimboccare le maniche per tirare su me e i miei due fratelloni. Crescendo ho cercato di risparmiare sempre. Tra l'altro, basti dire che il mio primo viaggio è stato quello per venire qui ad affari tuoi. Per cui, caro dottore, non le sembra che sia arrivato il momento di dare alla mia vita un cambiamento? Sì? Per cui sganci i soldi e dopo beva la mia vittoria. Offro io, naturalmente. Dobbiamo